Area 51, legge di attrazione podcast, il podcast di Area 51 Publishing che esplora i segreti del segreto. Area 51 Publishing è la casa editrice che propone il più ampio catalogo in lingua italiana di contenuti audio sulla crescita personale. Per questo tipo di contenuto il formato audio è ideale, perché è flessibile, leggero, portabile e si adatta alle tue esigenze e ai tuoi tempi. Scarica subito gratis i contenuti audio esclusivi di crescita personale firmati Area 51 Publishing. Iscriviti alla nostra newsletter e sono subito tuoi. Vai su www.area51editore.com/newsletter. Radio Area 51 Publishing, la prima radio interamente dedicata alla tua crescita personale. Scopri tutte le novità di crescita personale firmate Area 51 Publishing. Vai su www.area51editore.com. Magnete Uomo di William Atkinson. L'uomo è un magnete. Per uomo si intende la parte visibile dell'individuo, il suo corpo. Il pensiero è l'energia che carica la calamita. Il pensiero negativo ha poca forza attrattiva. Il pensiero positivo ha invece una forte carica attrattiva. Il magnete ordinario attrae solo l'acciaio, perché il simile attrae il simile. Ma il magnete dell'uomo è carico di diversi tipi di magnetismo e attira elementi o condizioni differenti e variegate. Inoltre, il magnete uomo attira ogni elemento o condizione a diversi gradi, a seconda della forza del suo pensiero attrattivo. Il pensiero di bene, amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, fede, autocontrollo, carica il corpo del magnetismo che attrae il bene e il bello del nostro ambiente, tutte le cose piacevoli ai sensi. Il pensiero del male, da un vero desiderio omicida a una semplice credenza nell'esistenza del male, carica invece il corpo del magnetismo che attrae dall'ambiente tutte le condizioni spiacevoli che sono esistite o che esisteranno. Se esce fuori dal pozzo senza fondo della sua ignoranza, l'uomo, cioè ogni uomo e ogni donna, può vedere come sia lui stesso ad attivare e caricare il suo pensiero magnetico, che attira le condizioni sgradevoli che vive. Non c'è infatti nessun uomo del tutto saggio, del tutto buono, il cui magnete sia del tutto carico di bene. Ogni uomo e ogni donna hanno pensieri che li condizionano in senso negativo, ed è per questo motivo che ogni schiena ha il suo fardello e ogni armadio ha il suo scheletro. È proprio così. Nella misura e nella direzione esatte in cui l'uomo immagazzina il magnetismo cattivo, il suo ambiente mostrerà le caratteristiche corrispondenti. L'uomo, infatti, che ha imparato a giudicare con il giudizio giusto, ha ormai lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono. Poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Seconda lettera ai Corinzi, 4:18. Questa legge di corrispondenza non è vera solo per il magnete uomo. Essa è valida per qualunque forma dell'universo, dalla monade al mastodonte, dall'atomo ai soli del cielo, dall'orlo del visibile all'orlo opposto dell'invisibile. Ogni forma è soggetta a questa stessa legge di amore o attrazione, che è assolutamente giusta, vera, bella e buona. Da ciò consegue che l'uomo, diventando il servo di Dio, della legge di attrazione o legge di amore,
può diventare il maestro di sé e del mondo. In altre parole, con il riconoscimento della legge, ogni uomo e ogni donna è abilitato a creare a volontà, secondo il grado della sua intelligenza e della sua evoluzione. Il potere creativo si manifesta nell'uomo come volontà e saggezza. Volontà e saggezza sono in realtà uno, i due aspetti della sola forza, il Dio della Bibbia. Caricare il proprio magnete della volontà in misura maggiore della saggezza significa richiamare un'energia che non si è in grado di controllare. Caricare la saggezza in misura maggiore della volontà significa creare un meccanismo meraviglioso, ma privo della forza motrice, un motore senza vapore nella sua caldaia. La volontà, senza l'intelligenza della saggezza, crea le cose orribili del mondo, dagli scatti d'ira e di rabbia dei singoli individui ai giganteschi sconvolgimenti della natura. Le persone molto pratiche del mondo, che non riescono a vedere altro che il pane, il burro, i dollari e le monetine, potrebbero essere classificate nella stessa categoria: più energia e volontà che saggezza. Le parole idealistiche dei teorici poco pratici, che non fanno altro che dire agli altri quello che devono fare, e parlano mentre le mandrie distruggono i loro campi per mancanza di recinzioni, costoro sono invece collocati nella categoria della saggezza senza volontà. C'è bisogno di entrambe queste classi di persone nel mondo. Ognuna è buona. Grazie a loro viene mantenuto un generale equilibrio di volontà e saggezza. Ma si sta avvicinando rapidamente il tempo in cui questo equilibrio generale non sarà più il frutto dello squilibrio individuale, ma sarà sintetizzato, integrato nell'individuo. Questo è il vero individuo del XXI secolo. Colui che ha conoscenza del suo potere e lo dirige in modo corretto attraverso la sua volontà. Volontà e saggezza si stringeranno così le mani nell'uomo nuovo e costruiranno le opere del giusto.